buon compleanno. Grazie. Era o non era il tuo sogno? Io te l'ho detto tanto tempo fa. Ti hai mai presa la lettera? Ma ti è rimasta nel cuore perché ce l'aveva tuo padre. Penso che noi tutti appassionati di auto abbiamo questa cosa che ogni tanto entriamo su Autoscout a cercare. Ogni tanto. Vedi da consumare. Io lo faccio spesso con questa qua. Dico, magari c'è qualcuno che pensa che c'ha, non so, una 520, invece vende un M5. Quindi a te ti piace proprio questa, le 34? Questa. Questa qui è la evoluzione, col 3008. Uh-huh. Hanno cambiato un pochino il bumper davanti, la calandra, l'hanno fatta un pochino più grande, il doppio rene, una cosa che mo BMW sta rifacendo, però con tentativi falliti. Come sappiamo bene, il nuovo doppio rene della BMW non è proprio granché. Questa è grossa come la serie 3 di adesso. Sì. 3008, 6 cilindri in linea, aspirato, motore di una volta, infinito, bellissimo. Un cambio a 6 marce che per l'epoca non era proprio comune. 1900? Del modello E34, la presentazione è nel 1988. Questo è il restyling. Ok. E il restyling è del 93. L'hanno tolta di produzione nel 95. Dell'M5 proprio ne hanno fatti 3000 e passa esemplari. Ah. Che non sono tanti. Bellissimo, bellissimo. Anche la posizione di guida. Comunque questa è sempre un'auto di lusso, nel senso che c'ha tutta una serie di accorgimenti, sedili, regolazione elettrica, che poi c'è una regolazione infinita. C'è le memorie, il sedile riscaldato, il poggiatesta elettrico. Cioè... Guarda! Lo vedete? La cosa che mi è sempre piaciuta di quest'auto, del 34, soprattutto dell'M, è proprio... In America le chiamano sleeper. Sì, cioè sì, sì. Il fatto che questa macchina è in incognito, effettivamente. Questa poi è pure tebbeggiata, non c'ha il badge M5 né avanti né dietro. E quindi tu non la riconosci, cioè il cambiamento rispetto a una serie 5 normale è proprio... poco, cioè i fianchi allargati, ovviamente i cerchi sono diversi, sono i cerchi M, e poi tra l'altro questa veniva pure con un cerchio particolare dal quale tu potevi togliere la parte esterna. Sì. E praticamente avevi due cerchi in uno, perché li chiamavano throwing stars. Lì davanti è tutta meccanica, è di elettronico, cioè ci sono per esempio gli ammortizzatori. Questa è stata la prima auto, mi pare, della BMW che ha avuto gli ammortizzatori elettronici che puoi mettere in sport o in, diciamo, in normal. E puoi cambiare il comportamento dinamico dell'auto. Non è tanto una vettura che ti dà sound dallo scarico, senti proprio la meccanica che lavora. Sale che non c'è, cioè, che, mamma mia, io che non sono abituato, cioè io guidavo. Come senti le mani? Come senti le mani? Senti che no, tremano. Non sudano, no, tremano. Però tremano. Prima cosa che ti ha colpito? Una cosa a cui tengo molto, che ho scoperto adesso, insomma, letteralmente, il fatto che
io vedevo le recensioni su YouTube di giornalisti, anche tue, mentre provi le auto, e dite sempre, mamma mia, lo sterzo, la sensazione che ti trasmette, ti fa capire dove sono le ruote. Io non ho mai capito questa cosa, io non... effettivamente ho capito concettualmente. Era teorica? Esatto, ho capito concettualmente che cosa significa. Però non ho mai capito effettivamente nella pratica che cosa significa che il volante mi trasmette dove stanno le ruote, cosa c'è sotto all'asfalto, come toccano, come stanno. Cioè, adesso io lo sento. È diretto questo? È bellissimo. Okay. È bellissima, è una sensazione che non ho mai provato. Cioè, io sto venendo qua con la 500 ibrida, che io questa prima o poi me la comprerò. Cioè, te lo dico qua, lo lascio. Qui lo dico e qui lo nego. Lo lascio qui nel video come testimonianza di me, 21enne, che dico io questa macchina prima o poi me la comprerò. Quanto può valere sta macchina? Fino a qualche anno fa, diciamo, la trovavi a un prezzo relativamente abbordabile, però come ti dicevo anche prima, adesso tutte le auto M si stanno valutando, soprattutto quelle inizio 2000 e pre. Questa è l'ultima M costruita a mano, vale sui 38.000 euro. Ah, caspita. Adesso torni a casa e metabolizzi questo sapore, questa sensazione, questa esperienza di guida, e tra 10 anni, quando ti comprerai sta macchina, ti auguro di farlo prima. Nel momento in cui sali e accendi, ti ritorna tutto in testa, tutto in mente, perché anche se l'hai guidata per poche ore, questa cosa, questa emozione, che è la prima, poi è quella che conta, la prima, ti rimane impregnata nel sangue, non te la levi più. Ringraziamo GTA Motori. E chi non segue il profilo di GTA Motori? GTA Motori è matto. È matto, raga, perché più seguite il profilo di GTA Motori, più ce le fanno guidare, ce le fanno portare sul canale. Esatto. Come si guida sull'autostrada? Si guida come è stata progettata, cioè secondo me questa, anzi non secondo me, questa è una super cruiser, all'epoca yes. È stata disegnata per essere questo, per andare sull'autobahn a 250 all'ora per il tuo prossimo meeting con la multinazionale di turno. Capito, businessman. Esatto. Non so se hai notato, però ho acceso i fari e succede una cosa che mi piace molto. Il fatto che il pomello del cambio si illumina. Pensa quanto erano focalizzati sul piacere di guida. Ti volevano far vedere il pattern delle cambiate anche di notte. E c'è da dire che la cura del dettaglio era proprio in prima linea in quel periodo, perché ci sono dei dettagli dentro queste macchine. Piano piano, con il tempo, le auto di lusso sono diventate quelle che sono più cariche di tecnologia. Terza. No! Ok, mi piace, ci sto. È un animale. Adesso non vuoi più scendere? Non voglio più scendere. Lo sapevo. Bella, ga, tanti auguri. Grazie, Matte. Ciao. Ciao, ragazzi. È una rarità sta macchina, tra l'altro, che sicuramente sta cosa le aumenta il valore. Ciao. Fanculo. Oh, lasciamo dopo si pida. Non la tagliare, ti prego, lasciala così.